Benvenuti all'edizione di agosto del video notiziario di ANS News Video. Conosceremo i principali eventi e iniziative del mondo salesiano. Iniziamo questa edizione con la notizia dell'annuncio della data della canonizzazione di Artemide Zatti. Canonizzazione del beato Artemide Zatti. È stato il Santo Padre, Papa Francesco, ad annunciare il giorno della canonizzazione durante il concistoro nella Basilica di San Pietro di sabato 27 agosto. La data fissata è il giorno 9 ottobre. La celebrazione che decreterà Zatti Santo si svolgerà in Vaticano e sarà presieduta dal Sommo Pontefice. In preparazione a questo grande evento sono state lanciate alcune iniziative come il sito zatti.org con varie informazioni sul nuovo santo della famiglia salesiana, oltre a un bel film che racconta la storia del coadiutore Artemide Zatti insieme alla sua testimonianza di santità. Questo filmato è disponibile su YouTube in diverse lingue, un contenuto molto interessante che vale la pena guardare e condividere. Signora Lucia. Ah, signor Zatti. Che è successo? Non lo so che cos'è. Non so più che fare o dove andare. In tutti i posti bisogna pagare e non abbiamo un soldo. Beh, per adesso questo è il posto migliore. Non si preoccupi, signora. Ignazio se la caverà. Visita di animazione del Rettor Maggiore all'Ispettoria di Brasile, Belo Horizonte. Dal 25 al 28 agosto, il decimo successore di Don Bosco è stato a Brasilia e lì ha presieduto una serie di eventi. Don Angel Fernandez Artime ha celebrato la chiusura del capitolo ispettoriale e il 75esimo anniversario dell'Ispettoria di San Giovanni Bosco. Tra gli impegni del Rettor Maggiore, momenti di dialogo e condivisione con i salesiani, la celebrazione con la famiglia salesiana e la partecipazione al secondo incontro ispettoriale della gioventù salesiana. Don Angel ha anche presieduto una celebrazione eucaristica con i voti perpetui, visitato opere sociali, partecipato ai programmi televisivi e infine, insieme all'arcivescovo emerito militare Monsignor Fernando Guimarães, ha concelebrato l'eucaristia della Ermida Don Bosco. Il Rettor Maggiore, nelle sue parole finali, ha ringraziato con grande gioia l'intera ispettoria che lo ha ricevuto con tanto entusiasmo e accoglienza. Africa, Madagascar. Etiopia, capitolo ispettoriale. Dal 15 al 22 agosto ad Addis Abeba si è svolto l'ottavo capitolo della visitatoria salesiana dell'Africa Etiopia, al quale hanno partecipato 22 capitolari. L'incontro è stato aperto da Monsignor Roberto Bergamaschi. Il moderatore Don Johannes Mengistu ha guidato le riflessioni sul piano della struttura ispettoriale per i prossimi anni. La cerimonia di chiusura è stata caratterizzata dalla celebrazione della festa della Vergine Maria Regina, con una messa solenne nella chiesa di Maria Ausiliatrice. Mozambico, il primo pellegrinaggio della famiglia salesiana. La famiglia salesiana del Mozambico ha realizzato il primo pellegrinaggio al primo santuario mariano in Africa, dedicato a Nostra Signora di Fatima a Namaacha il 20 e 21 agosto. Don Adolfo Sarbento, superiore della visitatoria Maria Ausiliatrice del Mozambico, ha celebrato la messa di apertura, seguita dalla processione con le fiaccole, la presentazione del processo sinodale e l'adorazione eucaristica. La celebrazione di chiusura è stata presieduta da Don Alfred Maraviglia, consigliere generale per le missioni.
America Cono Sud. Brasile, Belo Horizonte, capitolo ispettoriale. Dal 21 al 25 agosto, 46 salesiani capitolari e altri membri invitati si sono riuniti a Brasilia, nel distretto federale, per riflettere sul ruolo dell'ispettoria San Giovanni Bosco, negli ambienti della missione legati all'azione sociale, all'educazione e all'evangelizzazione. Il capitolo ispettoriale ha previsto momenti di preghiera, riflessione e condivisione di gruppo per affrontare le diverse realtà ispettoriali, condotte dal moderatore Don José Ricardo Mole. La conclusione del capitolo è stata celebrata da Don Angel Fernandez Artime, rettore maggiore. Argentina, Chimpai. Pellegrinaggio in omaggio al beato Seferino Namuncurá. Nella giornata di domenica 28 agosto, il tradizionale pellegrinaggio per omaggiare il beato Seferino Namuncurá ha riunito circa 100.000 persone nel santuario dove si trovano il tempio e l'eremo con la statua del beato. La giornata è stata iniziata con la preghiera. Monsignore Esteban Lajargue, SDB, vescovo di Viedma, Monsignor Fernando Crojato, vescovo di Neuquén, e Monsignor Alejandro Pablo Benna, vescovo di Alto Valle del Rio Negro, hanno partecipato a questo 52esimo pellegrinaggio, il cui motto era Seferino, Samaritano della Vita. Era presente anche Don Dario Pereira, superiore dell'Ispettoria Argentina Sud. Tutti hanno celebrato con gioia questo importante pellegrinaggio come famiglia salesiana in onore a Seferino Namuncurá. Paraguay, festa ispettoriale. Sabato 13 agosto l'ispettoria Maria Santissima Assunta del Paraguay ha realizzato la festa ispettoriale a Concepción. Le attività si sono svolte nella parrocchia di Maria Ausiliatrice ed erano presenti salesiani provenienti da tutte le comunità della presenza salesiana in Paraguay. L'ispettore Don Mario Villalba ha dato il suo messaggio ai suoi confratelli davanti al monumento di Maria Ausiliatrice. Al termine della messa, tutti i religiosi hanno condiviso un momento di fraternità e di sport nel cortile dell'istituto. Asia Est, Oceania. Corea del Sud, capitolo ispettoriale. Dal 15 al 20 agosto, i salesiani della Corea del Sud si sono riuniti presso la casa ispettoriale per celebrare il 27esimo capitolo dell'Ispettoria dei Santi Martiri Coreani, al quale hanno partecipato 32 delegati, 3 osservatori, 6 novizi. Il capitolo, guidato dal moderatore Don Stefano Yang Seung Kuk, ha rappresentato un'opportunità per riflettere sull'identità salesiana. L'ispettore Don Timothy Choi ha invitato i delegati a presentare proposte e progetti che possano incarnare più efficacemente la volontà di Dio per svolgere una missione adeguata alle realtà dei tempi attuali. Thailandia, capitolo ispettoriale. Sulla domanda quali sono i salesiani per i giovani di oggi, l'Ispettoria San Paolo, in Thailandia, che comprende Cambogia e Laos, ha celebrato il suo capitolo presso la Casa Salesiana per ritiri di Hua Hin dal 1 al 4 agosto. All'evento hanno partecipato 36 salesiani e 12 laici osservatori. L'Eucaristia di apertura è stata presieduta da Don Bachong Santisukninar, moderatore del capitolo. L'ispettore del Deparat Pitisant ha presentato la relazione sulla situazione dell'ispettoria e l'intero capitolo è stato un momento di riflessione per tutta la comunità ispettoriale, per continuare ad essere fedele alla vocazione e al carisma salesiano.
Timor Est, nuovo cardinale, Virgilio do Carmo da Silva. Nel pomeriggio del 27 agosto, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha presieduto il suo 8° concistoro per la creazione di 20 nuovi cardinali. Il popolo di Timor Est ha celebrato l'insediamento del salesiano Virgilio do Carmo da Silva, il primo cardinale del piccolo paese a maggioranza cattolica. Il cardinale, durante il suo soggiorno a Roma, ha condiviso momenti di fraternità anche con diversi membri della famiglia salesiana. Asia Sud, Sri Lanka, capitolo ispettoriale. Dall'8 al 10 agosto, nella casa ispettoriale dello Sri Lanka, si è svolto il 6° capitolo ispettoriale, con la partecipazione di 34 membri. Il capitolo è stato moderato da Don Susit Milroy e si è fatto presente anche il consigliere per la regione salesiana dell'Asia Sud, Don Biju Mikael, che ha ricordato l'importanza del capitolo e le sue riflessioni. Infine, l'11 agosto, si è svolta la festa ispettoriale, durante la quale sono stati celebrati con molta festa e spirito di fraternità tutti gli anniversari significativi di ordinazione e di professione religiosa degli ultimi 2 anni. India, Guwahati, incontro congiunto dei delegati per la comunicazione sociale e la formazione. L'Asia Sud è stata la prima regione a realizzare l'incontro che propone l'unità tra la comunicazione sociale e la formazione. L'evento si è realizzato nei giorni dal 2 al 5 agosto presso l'Istituto Don Bosco sul tema «Verso una proposta salesiana di formazione nel mondo digitale». Etica educativa ed estetica pastorale. I partecipanti, i delegati per la formazione e la comunicazione, oltre agli ispettori, Don Ivo Coelho, consigliere generale per la formazione, e di Don Gildasio Mendes, consigliere generale per la comunicazione sociale. Hanno vissuto giorni di riflessione e di condivisione delle diverse iniziative per sensibilizzarsi sul tema, per accompagnare e offrire ai salesiani gli strumenti adeguati al loro servizio nel mondo digitale. Alla fine, un momento di festa con i giovani della regione ha concluso l'incontro. Europa, centro e nord. Ucraina, Kiev, oratorio estivo. Le attività estive realizzate dai salesiani a Kiev nel mese di agosto hanno dimostrato che, nonostante la guerra sempre presente nel paese, c'è ancora voglia di vita tra i bambini, gli adolescenti, i giovani ucraini rimasti nella capitale del paese e nelle regioni vicine. Giochi, ricreazioni, picnic, mini laboratori artistici, momenti di riflessione e condivisione sono state occasioni di crescita tra i ragazzi e le ragazze. La realizzazione di tali attività dimostra anche la volontà dei figli di Don Bosco di regalare almeno qualche momento di serenità ai giovani che hanno visto da vicino la morte e che lottano per la vita con tutte le loro forze. Francia, Campo Bosco. I 300 partecipanti del Campo Bosco d'agosto a Ressins
hanno vissuto diverse giornate al ritmo di riflessione, animazione e preghiera, dopo 2 anni di adattamento delle attività a causa della crisi sanitaria. È stata una grande gioia per i giovani che si sono incontrati poter rispondere alla proposta lanciata dall'ispettoria inerente al tema Uno sguardo al di là del futuro. Festa, condivisione e arte sono stati punti evidenziati dai giovani francesi. Interamerica. Panama, Congresso dei Salesiani Cooperatori. Dall'11 al 14 agosto il terzo congresso regionale si è svolto contemporaneamente nelle modalità presenziale e online con la partecipazione di 89 salesiani cooperatori e delegati della regione Interamerica. I 3 obiettivi del congresso erano formativo, elettivo e di presentazione. L'evento è stato accompagnato dai delegati mondiali dei Salesiani Cooperatori e dal delegato centrale del Rettore Maggiore per la Famiglia Salesiana, Don Juan Luis Playa. L'incontro è stato organizzato dai Salesiani Cooperatori di Panama e si è svolto in un clima di famiglia e fraternità. Guatemala, Campo Bosco. Nei giorni 13 e 14 agosto, il Movimento Giovanile Salesiano del Guatemala ha celebrato con gioia il Campo Bosco 2022, con la partecipazione di oltre 180 giovani. Con grande commozione ed entusiasmo, i giovani delle diverse presenze salesiane si sono riuniti per ringraziare Dio e Don Bosco per il carisma salesiano in Guatemala. Le giornate di questo incontro sono state caratterizzate da momenti di animazione e formazione sull'esortazione apostolica Christus Vivit e sulla spiritualità giovanile salesiana. Alla fine i giovani hanno partecipato ai 2 bei sacramenti che Don Bosco fortemente consigliava ai suoi giovani, la confessione e l'Eucaristia. Venezuela, oratori in vacanza per i giovani. L'Ispettoria Salesiana San Luca, in Venezuela, attraverso la Pastorale Giovanile e la Commissione degli Oratori e dei Centri Giovanili, ha raggiunto circa 8.000 giovani durante il periodo delle vacanze. Ad agosto sono state realizzate circa 120 attività rivolte ai bambini, adolescenti e giovani, con il motto «Con la forza dell'amore, tutto è possibile». L'iniziativa ha compreso più di 80 incontri, attività di formazione e laboratori didattici, basati sugli itinerari di educazione alla fede. L'obiettivo è stato quello di continuare ad accompagnare i giovani in modo educativo ed evangelizzatore. Stati Uniti, Boston, un'estate di vacanze e divertimento. Il gruppo Salesian Boys and Girls Club ha vissuto un'estate all'insegna della fede e della gioia salesiana. Attraverso la loro missione di condurre i giovani a Cristo, seguendo l'esempio e gli insegnamenti di San Giovanni Bosco, i bambini hanno vissuto giorni di giochi, spiritualità e dialogo guidati dallo Spirito Santo. La proposta ha creato un senso di comunità attraverso l'amicizia e la condivisione. È stato importante per ogni bambino sapere che può fare cose ordinarie in modo straordinario, con entusiasmo e amore.
Mediterranea. Egitto, riunione dei giovani per il confronto MGS. Dei giorni dal 17 al 20 agosto, le tre case salesiane del Cairo, El Sahel, Cairo, Zeytun e di Alessandria d'Egitto si sono incontrate nella valle di Natrun, dove 130 partecipanti, salesiani, giovani e suore, hanno vissuto l'incontro insieme in spirito di fraternità e condivisione. Il filo conduttore che ha accompagnato i partecipanti durante questi giorni è stata la lettura e la riflessione sull'esortazione apostolica Christus Vivit di Papa Francesco. L'incontro ha rappresentato anche un'occasione per divertirsi e rafforzare le amicizie. Italia, Napoli, convegno di pastorale giovanile. Dal 26 al 28 agosto presso la Fraterna Domus di Sacrofano, presso Roma, si è tenuto il convegno di pastorale giovanile. I partecipanti sono stati impegnati nell'ascolto di interventi, attività e laboratori finalizzati ad offrire un'occasione di approfondimento del tema pastorale annuale, a consegnare gli elementi per la programmazione locale e a presentare la proposta per il 2022-23. Il convegno si è concluso con la presentazione della programmazione ispettoriale. Italia Campo Bosco 2022. L'edizione 2022 del Campo Bosco per gli 800 giovani animatori del Movimento Giovanile Salesiano presenti in Spagna e Portogallo ha avuto come obiettivo il pellegrinaggio ai luoghi salesiani. Un percorso di discernimento e scoperta interiore. Le tappe dell'incontro si sono svolte a Barcellona, Castelnuovo Don Bosco, Mornese, Torino e Valdocco. È stata una grande opportunità per i giovani non solo per conoscere ogni città o monumento, ma anche per essere motivati dalle parole di animazione della Madre Generale delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Madre Chiara Cazzuola, e del decimo successore di Don Bosco, il rettore maggiore Don Angel Fernandez Artime, nella Terra Santa Salesiana. Ecco tutto quello che abbiamo preparato per voi in questa edizione dell'ANS Video Notiziario di agosto 2022. Condividete le vostre notizie, eventi e storie e fatele conoscere al resto del mondo. Ci aggiorniamo con altre nuove notizie per l'edizione di settembre.